Ragazzi, benvenuti a questo nuovo gameplay. Questa è una nuova serie ed è la serie di Fallout New Vegas, uno dei miei giochi preferiti. Allora, inizierò per voi una nuova carriera. Wow, devo bruciare i miei vecchi salvataggi. Lo farò solo per voi. Godiamoci l'introduzione di questo gioco, a mio parere molto bello. Osservate attentamente. Siamo nel 2025, se non sbaglio. Questo è il mondo dopo una catastrofe nucleare. Davvero molto invitante, con fare ironico ovviamente. Può vedere il degrado del mondo futuristico. Ecco, questo è il nostro personaggio con un fucile lungo 6 metri. Spara un proiettile, non so, non mi ricordo rivolto a chi. Ah, uccidendo una tizia con le orecchie da coniglio. Abbastanza normale, direi, no? Questa è una legione, se mi ricordo. Ecco. Questo è un gran pezzo di merda perché ucciderà. Ecco. Anzi no. La guerra. La guerra non cambia mai. Ecco, la frase epica di Fallout. La guerra. Quando l'incendio atomico consumò la Terra, coloro che sopravvissero lo fecero in grandi vault sotterranei. Ecco. Quando ne uscirono, i loro abitanti si avventurarono tra le rovine del vecchio mondo, animati dalla volontà di costruire nuove società, fondando villaggi e formando tribù. Con il passare dei decenni, quelli che una volta erano stati gli stati dell'America sudoccidentale si unirono sotto la bandiera della nuova Repubblica della California, adottando i valori del vecchio mondo della democrazia e dello Stato di diritto. Con la crescita della Repubblica crebbero anche le sue necessità. Gli esploratori si spinsero ad est alla ricerca di territori e ricchezze nell'arida e inospitale distesa del deserto del Mojave. Fecero ritorno riferendo di una città che era stata risparmiata dagli incendi delle testate nucleari che avevano devastato il resto del mondo e raccontando di grandi mura lungo il fiume Colorado. La RNC mobilitò il proprio esercito inviandolo ad est per occupare Hoover Dam e rimetterne in funzione la diga. Ma sull'altra sponda del Colorado era sorta un'altra società, sotto un'altra bandiera. Un vasto esercito di schiavi nato dall'assoggettamento di 86 tribù, la Legione di Caesar. Sono passati 4 anni da quando la Repubblica riuscì a respingere a fatica gli assalti della Legione alla diga. Ma la Legione non si è ritirata. Al di là del fiume sta raccogliendo le proprie forze. Si scorgono i fuochi degli accampamenti, si odono i battiti dei tamburi. Nonostante tutto, la Strip di New Vegas è sempre rimasta aperta per affari sotto il controllo del suo misterioso soprintendente, il signor House, e del suo esercito di tribali riabilitati e di robot poliziotto. Tu sei un corriere assunto dalla Mojave Express per consegnare un pacco alla Strip di New Vegas. Quella che sembrava una semplice consegna, però, ha preso una brutta piega. Ecco. Grazie mille, narratore segreto, sconosciuto. Hai avuto quel che vuoi, ora paga. Che hai spiegato per me la storia. Stai piangendo a vuoto. Questo sono io. Indovina un po' chi si sta svegliando. Questo gran pezzo di merda. Più figlio di... Guarda che capigliatura di merda che c'ha quello alla destra. A mia destra. Forse i detenuti uccidono la gente senza guardarla in faccia. Ma io non faccio la spia. Capito? Ma pezzo di merda, guarda. Hai fatto la tua ultima consegna, ragazzo. Mi dispiace che ti sia fatto coinvolgere in questa situazione. No, ma scherzavo! Dal tuo punto di vista deve sembrare come un'incredibile serie di gente sfortunata. Ma che stai facendo? Sono impazzito. Dai, se uno scherzare. La verità è che la partita era truccata dall'inizio. Figlio di puttana che mi ammazza con delle frasi poetiche alla fine.
ma non vi preoccupate, mi prenderò la vendetta piano piano e lo ucciderò. Spero di ucciderlo. Fallout New Vegas, che questo gioco spettacolare abbia inizio. Ma io non sono morto. No, non voglio morire. Sei sveglio, non male, eh? Perché qui c'è con me ad aiutarmi. Ehi, vacci piano, piano. Il dottor Mitchell. È un paio di giorni di incoscienza. Perché non ti rilassi per un secondo? Così ritrovi l'orientamento. Vediamo di che entità è il danno. Il tuo nome? Puoi dirmi il tuo nome? Il mio nome? Corriere, mamma, che nome. Che nome originale. A questo punto mi scrivo Bartolini Express. Vabbè, allora vado con il solito Doom 98. Ah, non posso dire che l'avrei scelto per me. Ma se è il tuo nome, è il tuo nome. Beh, il mio nome, che vuoi da me? Il nome del mio canale. Se ti sta bene, vaffanculo. Ma ho dovuto scavare qua e là per la tua testa per tirar fuori tutti i pezzetti di piombo. Grazie, mi hai tolto la pallotta dalla testa. Il mio lavoro d'ago, ma dovrei dirmi se ho lasciato qualcosa fuori posto. Oh, il mio Pip-Boy 3000. Con cui possiamo personalizzarci. Allora, vediamo un po'. Afroamericano, no. Asiatico, no. Ispanico, no. Caucasico, mi sta bene. Solo che questo c'ha la pappagoggia. C'ha il doppio mento. Ma che cosa orribile. Madonna. Oddio. Mamma, questi sono i volti preimpostati che hanno un'originalità pazzesca. Vabbè, voglio personalizzare. Ecco. Non pesante. Un po' più leggero. Sottile, largo, questo è larghissimo, sottile troppo, va bene così. Ecco, così va bene. Sopracciglio, vabbè, se mi devo mettere a fare pure il sopracciglio qua facciamo notte. Il naso va bene così, bocca, guancia, mascella, mento, vediamo il mento. Avanti, indietro, vai, facciamo avanti. Alto o basso? Basso sembra che c'ha. C'ha, vabbè. Ecco. Mamma mia, guardate la bocca come si muove. Sta masticando in questo momento. Vabbè. Va bene così. Indietro. Indietro. Tono, ombra chiara scura, arancione. Madonna. Vabbè, va bene così. Colore degli occhi blu. No, io voglio verde, mi sono rotto le palle di questo blu. Anzi no, marrone scuro, va. Tutti questi occhi blu. Ma sono belli anche gli altri occhi, Forma, sopracciglio, occhi, naso, qua c'è un scenamento. Ok, età. Ma questo è anzianissimo. Mettiamo il più giovane. Va bene, successivo. Oddio, i capelli. Vediamo i capelli. Pompadour, no. A spazio, no. No, sbadato, mamma che brutto. Ah, sbandato, stempiato, questo è anziano proprio, taglio rosato, riporto, onda, taglio militare, capelli lunghi, terror sauro, mamma cosa orribile, punk, all'indietro, disordinati, ambizioso. A me mi ispira il taglio all'indietro, sinceramente. Andiamo col taglio all'indietro, mi sta più simpatico. Fatto. Sì, voglio che sia il mio personaggio. Doom 98 è pronto per voi anche in questa avventura. Ok, non ha senso tenerti ancora a letto. Vediamo se riesci a stare in piedi. Sì, ci riesco, non ti preoccupare. Bene, prova a camminare fino all'altra estremità della stanza. Ok, provo subito a camminare. Il energetico che c'è là. Vai piano adesso. Sì, magari ti spostassi. Non è una corsa. Tutto bene finora. Ti piace, mi muovo bene. Così scopriamo subito se hai recuperato tutte le tue facoltà. Allora, in questo coso mobile in stile retro puoi scegliere le caratteristiche che ti aiuteranno nel gioco. Innanzitutto tutte le caratteristiche, che non mi ricordo quante sono, iniziano con un punteggio base di 5. Hai 5 punti e puoi usare in tutte queste caratteristiche. Ad esempio io metto 10 e divento fortissimo. Però
Questi 5 punti mi servono anche nelle altre caratteristiche, come percezione, vedete la descrizione, no? Percezione, stamina, carisma, intelligenza, agilità e la più simpatica, che è fortuna. Ragazzi, sai cosa faccio io? Dato che voglio rendere il gioco imprevedibile e simpatico e divertente, spreco i miei 5 punti e metto tutti quanti a fortuna. Arriva a 10, moneta con due teste, tutte le abilità, colpi letali, errori nemici. Mentre posso tornare indietro, arrivare anche a 13 gatti neri, mamma mia, cosa orribile. Va bene, sto a 10 di fortuna, e a me va bene così. 5 di forza, 5 di percezione, 5 di stamina, 5 di carisma, 5 di intelligenza, 5 di agilità, ma 10 di fortuna. E se hai la fortuna, bello mio, hai tutto. Con una fortuna come la tua mi sorprende che quei proiettili non si siano girati su se stessi e non siano tornati nell'arma. Avete sentito? Avete sentito? Oddio, non me l'aveva mai detto una frase del genere. Proiettili non ti abbiano fatto. Oddio, fantastico. Dottor Mitchell, sei fantastico. Decidi di metterti a sedere sul mio divano e rispondere a qualche domanda. Va bene, rispondo a qualche domanda. Madonna, sono in pantaloncini. O in mutande, boh. Va bene. Io dirò una parola e voglio che tu dica la prima cosa che ti viene in mente. Cane. Cane, Dio, no, vabbè, no, gatto, nutri, giornale, treno, calcio. E perché dovrei dare un calcio a un cane? Cena, cioè mi dovrei mangiare il cane, treno non so cosa voglia dire, giornale no. Io direi o gatto o nutri. Do da mangiare al cane, dai. Casa, rifugio, saccheggia, ristruttura, bersaglio, investimento, demolisci. Per me la casa è un rifugio. Notte. Notte. Sogno, manto, tesoro, silenziatore. Simpatico il silenziatore. Una metafora dai mille significati. Dormi, manto, falò. Io direi sogno. Bandito. Bandito. Corrompi, struggi, pugnala. Formaggio svizzero. Mi spieghi cosa vuol dire formaggio svizzero? Cosa? Vabbè, non voglio diventare un deficiente urlante. Andiamo subito a... Distruggi. Io odio i banditi e li distruggo. Luce. Luce. Pesante. Raggio. Esplosione. Torcia. Ispirazione. Per me la luce è un raggio. Madre. Scudo umano. Pentimento. Chiacchiera. Insulti. Vaso dei biscotti. Addirittura tua mamma la paragoni a un vaso per i biscotti, i paragoni di Fallout New Vegas. Meraviglioso. Per me è una custode. Ok, adesso alcune frasi. Voglio che tu mi dica fino a che punto ti sembrano qualcosa che diresti. Ok. Primo, il conflitto non è proprio nella mia natura. Vediamo un po'. Wow, che bello, guardate il quadro dietro. Decisamente d'accordo. D'accordo. Nessuna opinione. Decisamente non d'accordo. Ma io metterei: a me piace sia non scontrarmi con qualcuno che scontrarmi con qualcuno. Quindi nessuna opinione. Non tendo a contare sugli altri per ottenere sostegno. Allora, io direi d'accordo. A volte preferisco cavarmela da solo. Cerco sempre di essere al centro dell'attenzione. No, non è vero. Decisamente non d'accordo. Io non voglio essere al centro dell'attenzione. Tardo ad accogliere le nuove idee. Tardo ad accogliere le nuove idee. Ma io direi di no, non d'accordo, non sono d'accordo. Preferisco innovazioni. Mi butto a pesce per risolvere i miei problemi in modo diretto. Allora, ci sono casi in cui risolvere i problemi tempestivamente può essere una cosa benefica, ma alcuni casi in cui può essere una cosa non positiva. Quindi, io non so... Non so davvero cosa mettere. Ma secondo me... Oddio, nessuna opinione, dai. Abbiamo quasi finito. Che ne dici di dare un'occhiata a questo? Dimmi cosa vedi. Allora, voi cosa vedete? Vediamo un po'. Una formica con due teste arrabbiata.
Una freda sanguinante, un'ombra in una porta, una reazione chimica e una catena rotta. A me sembrano due formiche, una messa a destra e una a sinistra di profilo. Quindi, proprio perfetto. Ok. E questo? Allora, su questo dipinto ci sono delle... disegno, ci sono delle brutte interpretazioni che ci spiega anche Fallout. Non delle brutte interpretazioni, ma delle interpretazioni particolari. E perché? Lo scopriremo tra due secondi. Mi vergogno a dire a cosa assomiglia. Ecco. Immaginate, ma dato che io non voglio arrivare a quel punto lì, diciamo che mi sembra tecnologia della spaziale, una nave in mare. A me sembra più una nave. Una nave. Ultimo. Mi sembrano due persone che si hanno il batti 5, due samurai. Non so. Allora, una testa su un cuscino. No, un fungo atomico. Potrebbe essere. Un uomo barbuto, non lo vedo proprio. Ah, sì, ci stanno quelle due macchie sopra che potrebbero essere gli occhi. Certo, ci vuole immaginazione, eh? Una luce nell'oscurità, un uomo barbuto, un fungo atomico. Wow. Secondo me si avvicina di più ad una luce nell'oscurità. Beh, è tutto quel che ha scritto lei. Non ho niente con cui fare un confronto, quindi forse è meglio che tu dia un'occhiata ai risultati. Vedi se ti sembrano corretti. Vediamo i miei risultati. Allora, ho aumentato armi da mischia, scienza e sopravvivenza. Ma vattela a pigliare del culo e io metto le specialità come le voglio io. In questo gioco contano molto scienza. Scasso. Medicina a volte può servire, forse anche esplosivi, ma non troppo. L'eloquenza conta parecchio. L'eloquenza ti permette di risolvere conflitti non con delle sparatorie, bensì puoi risolvere conflitti con le parole. Infatti, leggendo la descrizione, aumenta il grado di influenza sugli altri mediante il dialogo, eccetera eccetera. Scienza invece ti permette di accedere a dei terminali, quindi può essere molto utile nel corso della storia. Scasso, utilissimo, permette di aprire dei forzieri, anche delle porte. Più sei abile in questo e più aree diverranno accessibili. Mentre i tre settori delle armi infatti determinano l'efficacia con qualsiasi arma, eccetera eccetera. Armi a energia sono le armi laser, armi da mischia sono i martelli oppure le mazze, eccetera eccetera. E le armi sono armi normali come mitragliatrici a 9 mm. Va bene, io direi... Ah, furtivo anche è abbastanza buono. Sarà più semplice non essere localizzati. Vabbè, preferisco aumentare scienza, scasso ed eloquenza. Secondo me sono delle abilità fondamentali in questo gioco. Prima di lasciarti andare, mi serve un'altra cosa da te. Cosa ti serve? Un modulo da farti compilare in modo da avere un'idea della tua storia medica. Un modulo? Solo una formalità. Non è che io mi aspetti di scoprire che i proiettili alla testa sono un male di famiglia. Allora, queste sono altre abilità speciali. Allora, un must è zona contaminata selvaggia. Allora, sembra abbastanza stupido, ma questa abilità ci farà sbloccare in futuro un'area speciale in cui potremo prendere una pistola aliena spaccaculi. Allora, vediamo le altre abilità. Usi armi energia, spari e più lentamente i colpi sono più precisi. No, non mi piace. Telaio piccolo. Date le tue piccole dimensioni, hai più un'agilità, ma le tue arti... No, assolutamente terribile che gli arti in questo gioco vengono meno mati con facilità. Spari più velocemente, ma i colpi sono meno precisi. 4 occhi, vanno indossi qualsiasi tipo di occhiali. No, non mi piace, mano pesante. Non mi piace. Orribile, orribile. Prendi il 15% in più di danni. Cosa terribile. Sei di indole buona e tende a risolvere i problemi con la mente più che con la violenza. Ottieni più 5 in baratto, medicina, preparazione, scienza. Ma meno 5 in armi di energia. Ma che palle però, eh. C'è sempre qualche cosa buona e qualcosa cattiva. Per dare un po' di precisione. Fatto per distruggere. Più 3% di probabilità di infliggere un colpo letale. Condizione di attrezzatura deteriore. Più cosa? Già le armi si scassano facilmente. Qua al 25%. Oddio. Bene, sono... Cioè, male. Sono tutte brutte. Tutte brutte. Le uniche che mi sembrano accettabili, ma sempre brutte, sono indole buona
Oppure quattro occhi più uno di percezione. Ma sparo veloce pure potrebbe essere buono. Quando usi le armi, energia, spari più velocemente, ma i tuoi colpi sono meno precisi. Colpi meno precisi. Cosa conviene? Colpi più precisi ma spari lenti? Oppure spari veloci e colpi meno precisi? Io non so davvero. Oppure indole buona? L'indole buona... no, mi piace anche combattere, come ho detto prima. Quindi o sparo veloce o tiratore disciplinato. Sinceramente preferisco sparare veloce. E quindi sparo veloce. Tutti i sensi. Ci sono anche doppi sensi in questa frase? Non lo so e non voglio scoprirli. Fatto. Va bene, così dovrebbe bastare. Vieni con me, ti accompagno fuori. Ok, accompagnami fuori, amico. Oh, che bel personaggio. Ah, si può mettere anche la terza persona. Si possono tirare i cazzotti? No, ancora no. Facciamoci accompagnare dal signor dottor Mitchell all'uscita. Ecco, questa è roba tua. Ce l'avevi addosso quando ti hanno portato. Oh, che bello. Spero che non ti secchi, ma ho dato un'occhiata alla nota. Pensavo che potessi aiutarmi a trovare un tuo parente o conoscente. Ma parlava solo di un chip di platino. Chip di platino. Beh, se stai tornando là fuori, devi avere questo. Si chiama Pip-Boy. Sono cresciuto in uno di quei vault che hanno fatto prima della guerra. Strumento fondamentale. E abbiamo tutti uno. Non mi serve più dell'intera tanto, saga dei Fallout. Ma a te potrebbe essere utile dopo quello che hai passato. So come ci si sente quando ti viene tolto qualcosa. Mi stavano togliendo la vita, però mi hai salvato così tu. Così la gente del posto non se la prende con te per mancanza di decoro. Non è mai stato il mio genere. Grazie per avermi curato. Ah, non c'è di che. Dovresti parlare con Sunny Smiles prima di lasciare la città. Devo parlare con Sunny Smiles che sta nel saloon. Credo che possano aiutarti anche alcune delle altre persone che trovi nel saloon. Ok, il tizio robo Victor, eccetera, eccetera. Comunque, se ti fai male là fuori, torna subito qua e ti metterò a posto. Frase cerca di non farti uccidere. Perché questo dottore è la risorsa. Allora, Fallout New Vegas ti permette di giocare in una nuova modalità duro che renderà la tua partita ancora più avvincente. Gli steampunk curano come passare il tempo. Il radar elimina le radiazioni poco a poco, le munizioni hanno un peso e la disidratazione è sempre in agguato. Giocatori esperti. E la manterrai fino alla fine della storia principale, riceverai una ricompensa speciale. Desideri attivare la modalità duro? No, raccomandato. Ma io... scusate la mia voce acuta, ma io la voglio attivare. Fin da subito. Sì, sono un duro, ok? Sono andati di là. Ragazzi, la nuova avventura sta per cominciare. Missione completata, se non è sfortuna questa. Avrò fortuna, molta fortuna, grazie ai miei 10 punti di fortuna. Ok, ci sono delle missioni aggiunte. Ragazzi, apro la porta alla città Good Springs. E la luce mi abbaglia. Fantastico. Sentite la colonna sonora come è cambiata. Questo è Victor, il robot che mi ha aiutato. Un gioco a dir poco fantastico. Ragazzi, questo è stato il primo episodio di Fallout New Vegas. Lasciate un bel pollice in su. Commentate ed iscrivetevi. Grazie mille per avermi seguito e ci vediamo al prossimo episodio di Fallout New Vegas, uno dei giochi più belli che io abbia mai potuto provare. Grazie ancora.